Se penso alla ricerca, la parola che mi viene in mente è mentalità, mente aperta, perché ognuno di noi, sia come operatore sia come paziente, deve fare la sua parte per promuovere questo cambiamento. Un esempio di ricerca che mi ha toccato particolarmente è stato un progetto che è stato iniziato qualche anno fa sull'evacuazione del paziente nel post-operatorio. La domanda era, che è partita proprio da un'infermiera che lavora qui dentro, se era giusto quello che noi stavamo facendo. Inizialmente è stata fatta una ricerca sulla letteratura ed è stato visto quali erano le evidenze che c'erano. E quindi è stata fatta una raccolta dati prima di effettuare i cambiamenti che erano indicati dalla letteratura e una raccolta dati a posteriori. Lo scontrarsi con le consuetudini di un reparto che si solidificano nel tempo è stata la cosa più difficile, perché la ricerca porta a un cambiamento e questo cambiamento a volte è difficile da mettere in pratica. Io lavoro qui a Rizzoli da pochissimo, però da quando ho messo piede qui dentro ho sentito subito aria di ricerca. E perché ha permesso di formarmi e di darmi degli strumenti che prima non avevo in assoluto e soprattutto ha alimentato la mia motivazione a fare ricerca. Per me ricerca significa rispondere a delle domande che vengono dall'esperienza, dalla vita di reparto. Quindi partendo da questa domanda e cercando di rispondere in maniera più opportuna, è più gratificante fare l'assistenza sui pazienti, perché non solo fai parte dell'assistenza, ma anche la costruisci. Un'altra cosa è anche il fatto di aver incontrato persone meravigliose, i miei compagni, i miei warriors, con i quali abbiamo potuto scambiare davvero tanto le nostre esperienze, i nostri vissuti lavorativi, ma soprattutto le nostre domande. Cosa significa coordinare la ricerca infermieristica e delle professioni sanitarie? In super sintesi, fare l'infermiera agli infermieri.